Sembra che Shido-san si stia riprendendo. Pare che sarà già in piedi per la conferenza di domani. Sembra che ci sia del clamore. Però sarà davvero una vittoria schiacciante. Finalmente è l'ora di un nuovo primo ministro. Si farà la storia. Io voglio votare per Iwai, sappiatelo. Eccoci qua. Domenica 18. Oggi è il giorno delle elezioni, il giorno è arrivato. Sfortunatamente l'opinione pubblica non è cambiata minimamente. Con oggi probabilmente Shido otterrà la vittoria schiacciante. Sembra che il risveglio del cuore sia destinato ad arrivare troppo tardi. Dovremmo aspettare e vedere cosa succede. Abbiamo fatto tutto il possibile. Questo mi ricorda che il video con cui gli abdicheremo guerra non è mai apparso in TV. Veramente? Ci stavo pensando su. Probabilmente i canali televisivi hanno subito delle pressioni per non mandarlo in onda. È probabile, non penso che Shido abbia potuto ottenere un simile risultato con una sola influenza. La causa reale potrebbe risiedere altrove. Non ho capito bene, ma adesso possiamo solo aspettare che il suo cuore si risvegli, no? Già, aspettiamo anche di vedere il risultato delle elezioni. Oggi siamo a casa allora, guardiamo la TV. Dai, su, vediamo il risultato. Hai visto i risultati del voto? I voti sono nettamente a favore di Shido-san, lo sapevo. Sicuramente Masayoshi Shido vincerà. Shido punta direttamente alle prossime elezioni come leader del partito. La giornata di oggi è stata così veloce, diciamo. Le urne erano gremite. Ecco gli ultimi exit poll, c'era da aspettarselo. Sono davvero curioso di sentire i commenti. Ha la vittoria in pugno, lo sapevo. Shinjuku ha visto una grossa affluenza alle urne grazie all'influenza di Shido. Beh, buon per voi allora. Tutta la giornata è passata così. Siamo in diretta al Palazzo della Dieta. Secondo gli exit poll, l'affluenza delle urne è stata insolitamente alta, ma va. Shido ha saputo ottenere un supporto incredibile e si vocifera già di una sua posizione garantita. I progetti del signor Shido paiono prossimi a diventare realtà. Shido! Shido! Eccolo, ha vinto! La mia elezione è il risultato del supporto di ogni cittadino. Il vostro sostegno mi scalda il cuore. Era ovvio che avrebbe vinto Shido. Non c'era nemmeno bisogno di organizzare delle elezioni. È per questo. È esattamente per questo che non posso perdonare me stesso. Il motivo per cui il presidente Okumura è scomparso è perché sono stato io ad ucciderlo. Ho anche diffuso l'informazione che ladri fantasma fossero gli artefici della serie di incidenti. Colui che ha controllato il cuore degli altri e causato innumerevoli vittime sono io. L'ho fatto per la mia promozione, per il mio tornaconto personale. Che sta succedendo? Ho anche usato la gente come il trampolino per trasformare questo paese nella mia nave. Sono un criminale che può essere processato per qualsiasi crimine e non basterebbe comunque. Confesserò ogni cosa, ma vi supplico, dovete emettere il vostro giudizio su di me. Se posso pagare con la vita per quello che ho fatto, vi chiedo di giudicarmi subito. Togliete la diretta, stacca, stacca! Eh? Non può essere, vedo, Shido-san! E vai! Gente, in alto i bicchieri! Concedetemi due paroline, allora. Ecco che prende il comando. Su, non dire così. Se devi lamentarti, va da Shido. Una spilla da legislatore non vale praticamente nulla. Dicevo, visto che è la fonte del male, Masayoshi Shido è stata... Ho potuto vendicare mia madre. È tutto merito vostro. Grazie. Anche io sono riuscita a saldare un debito per conto di mio padre. Ci siamo dati da fare così tanto per questo. Sorella, Shido è colpevole, vero? Ma povero Sojiro, lui voleva solo parlare. Sarà difficile perseguirlo immediatamente, ma seguirò la cosa da vicino finché non verrà dimostrato il nesso causale per i suoi crimini. Ritengo che la ricerca di Wakaba salverà il Giappone. Potremmo testimoniare anche noi, sa? Grazie, ma va bene così. Non voglio attirare ulteriori sospetti su di voi. È ora che lasciate che noi adulti dimostriamo di essere in grado di risolvere le cose.
Ehi, che ne sarà dell'istruzione di questo ragazzo? Credo che possa tranquillamente fare ritorno a scuola. È vero che sarà riconosciuto il tuo coinvolgimento nella vicenda, ma dubito che prenderanno provvedimenti improvvisi come l'arresto. O quantomeno non finché il tumulto del tuo suicidio e la confessione di Shido non si placherà. Alla fine però è inevitabile che noi due verremo usati come capri espiatori. Intende che a proposito della sua finta morte? Quello non sarebbe mai successo se la polizia avesse fatto il suo lavoro come si deve. Infatti ora ho intenzione di fare tutto ciò che posso. Stavolta vi proteggerò tutti. E per farlo, il primo passo è trascinare Shido in tribunale. No. Ehi, quando lo facciamo questo brindisi? Questo brindisi? Giusto, fatemi finire. Oh, oggi è davvero... Alla salute! Andate a fanculo tutti! Salute. Devo andare. Pare che Shido sia stato trasferito in ospedale. Oh, un'ultima cosa. È giusto festeggiare, ma fatelo responsabilmente, ok? Siete minorenni, non bevete. Visto che Phoenix è finalmente tornato, dovreste dedicarvi di nuovo con serietà alla vostra istruzione. Miau. E che palle! Ha smorto la vitalità! Sono contento. Abbiamo mangiato, anche se non era sushi. Ho visto la conferenza, però c'è qualcosa che non va. Non ci sono reazioni. Anche sul forum non c'è stato alcun tipo di movimento. Anche in TV si parla solo delle elezioni. Niente per quanto riguarda i ladri fantasma. Non è strano. Tu credi? Già, non ha alcun senso. Il supporto verso i ladri fantasma non è aumentato neppure dopo che hanno fatto il loro annuncio. Magari proverò a cambiare la domanda del sondaggio. Sembra strano chiedere alla gente se sostiene i ladri fantasma ora che sono cambiate tanto le cose. Va bene, scoprirò cosa pensa davvero la popolazione. Datemi solo un po' di tempo. Non capisco. Cosa pensa di chiedere? Beh, per adesso la questione della popolarità lasciamola a Mishima. Beh, non è più importante la nostra popolarità, no? Piripipipimping. Il voto di oggi è stato un successo. È vero, il nuovo partito di Shido ha vinto di molto, però ci sono stati degli elettori a favore dei miei argomenti. Sono contento, Yoshida. Il mondo non sta andando completamente a rotoli. Senza di te questo non sarebbe stato possibile. Ho i brividi, Yoshida, credimi. Grazie. La vera sfida deve ancora cominciare. Dobbiamo darci dentro. Oh, Yoshida, sono contento per te, vero, ti giuro. Anche perché, anche per le gemelline, anche Yoshida aveva un counter e il suo giorno ultimo era proprio il 12-19. Dopo quel giorno, basta. I ladri fantasma vincono! E i ladri fantasma si aggiudicano la vittoria. Il male è sconfitto, titoli di coda. Ops, ho scordato di fare qualche foto. Io ne ho una con Ryuji che piange. Oh, che carini. Ma che cacchio, quando l'hai fatta? Più o meno a metà del tuo commovente discorso di ringraziamento rivolto a Phoenix. Non c'è bisogno di dirlo davanti a tutti. Ah, ma è comprensibile, è stato un momento molto emozionante. Assolutamente sì, non possiamo ancora rilassarci del tutto. Ma è bello sapere che ci siamo riusciti, vero? Sì. Per adesso possiamo goderci questo in quanto è successo. E beh, non penso di poter uscire, visto la serata. Prima di andare a dormire, Morgana, allora vado su Affari Loschi, compro un paio di oggetti. Ecco fatto. Il tuo ordine arriverà presto. E ora ne creiamo degli altri, visto che ne abbiamo usati un po'. Oh, ma guarda, ho 99 di mercurio, di fosforo e di cuoio. Allora, facciamo 3 fiammiferi, 3 psicobombe, 3 taser ed infine 3 spray congelanti. Ecco qua, perfetto. Stai migliorando, basta guardarti per capirlo. Ok, andiamo a dormire. Oh, sono contento, Morgana. Il caso è finalmente chiuso, non è più le manette ai polsi. Abbiamo risvegliato il cuore di un uomo potente come il prossimo primo ministro. Un finale grandioso. Questa è l'occasione giusta per concludere il nostro accordo. Sono certo che andrà tutto bene. Potrei cavartela benissimo senza di me. Cosa stai cercando di dire? Ah. Non preoccuparti, non me ne andrò subito. Ma se restassi qui non riuscirei a ricordare nulla. Ti invidio, sai. Cioè, guardami, ancora non ho idea di chi sono veramente. Se solo potessi scoprire cosa giace nelle profondità del memento. Dormiamo, dai. Devi essere distrutto. Oh, Morgana.
Non posso credere che persino Shido-san abbia subito un risveglio del cuore. Siamo arrivati fin qui perché c'era lui a occuparsi di chiunque ci ostacolasse. Se venisse aperto un caso contro di lui, verrebbe alla luce anche tutto ciò che ci riguarda. Cosa dovremmo fare? Ci siamo riuniti qui apposta per discutere le nostre opzioni. Il procuratore Nijima ha davvero intenzione di portare Shido-san in tribunale, vero? Non era sotto il tuo comando? Devi fare qualcosa! Sì, me ne rendo conto. Ma anche se la fermassimo, che mi dite ai cittadini? La condotta di Shido-san è stata vergognosa. Non ci resta che portare avanti le sue politiche per un paese ricco. Ah, un paese ricco. Intende quel piano di far progredire le relazioni estere manipolando i cuori della gente? In fin dei conti, la ricerca sta procedendo. Porteremo avanti quel piano, continuando a eliminare chiunque ci intralci, usando quel mondo. Ci impegneremo a costruire un paese potente. Saremo noi a soddisfare le attese che riponevamo in Shido-san. Un paese potente? Capisco. Ma anche se riprendessimo da dove ha lasciato lui, sicuri che i suoi soci terranno la bocca chiusa. Dovremmo essere a posto da quel punto di vista. Chiunque abbia ricevuto favori da Shido-san sa che la sua vita è a rischio dopo la sua conferenza. Esattamente come noi. Comunque il primo passo è impedire che quel caso venga aperto, costi quel che costi. Come controlleremo l'opinione pubblica? Fortunatamente c'è ancora gente che supporta Shido-san. Masayoshi Shido è un eroe caduto prima di raggiungere i suoi scopi. E noi raccoglieremo il testimone. Ecco cosa annunceremo ai mass media. Capisco. Considerato il panico del popolo dopo la caduta del leader, è necessario un appiglio. Ma se l'opinione pubblica ci osteggiasse, saremmo spacciati. Questo significa che non si può più tornare indietro. D'accordo, lasciate Nijima al mio gruppo. Possiamo contare sui vostri per quanto riguarda Shido-san? Faremo in modo che richieda una valutazione psichiatrica. Gente, siamo nella stessa barca, non dimentichiamolo mai. Che alla fine, questa discussione a che è servita? A niente, cioè per loro. 19%! Siamo risaliti! Allora oggi tornerai a scuola, come ci si sente? Non voglio fare tardi. Hai ragione, non perdiamo tempo e prepariamoci ad uscire. Si torna a scuola, speriamo che non mi facciano subito un'interrogazione. Che è successo a Shido-san? Ha detto alcune cose strane. Il governo sarebbe in pericolo se Shido-san crollasse ora. Pensavo che potessimo contare su di lui. Cosa accadrà? Bella domanda. E Akechi-kun che fine ha fatto? Boh. Hai visto la conferenza stampa di Shido? Secondo me qui c'è lo zampino dei ladri fantasma. Fatico ancora a credere che fosse un criminale. Ma il leader dei ladri fantasma non si era suicidato? Quel video che hanno postato poco prima delle elezioni, è vero? Non ci capisco più niente, su internet si legge di tutto. E le elezioni? Il paese è nei guai, non abbiamo un primo ministro. È successo tutto così in fretta, non c'è da stupirsi che siano tutti confusi. Beh certo. Oh, eccolo lì, mattina. D'accordo, per oggi è tutto, è stata la mia ultima lezione dell'anno. È volato, eh? Sono successe così tante cose che viene da chiedersi dove sia finito tutto il tempo. Oh, ma per voi non è ancora la fine. Vi aspettano 3 giorni di esami finali, da domani fino al 22. Ma sono certa che già lo sappiate, giusto? Avrete senz'altro ripassato tutto. Non potete evitarli, che lo vogliate o no. Beh, buona fortuna. E questa è l'accoglienza per essere tornati a scuola dopo tutto questo tempo. Sei pronto? Minchia. Chi è, Ryuji? Shido ha confessato tutto in quella conferenza, giusto? Perché non hanno fatto notizia? E perché è un politico? Non ho dubbi che siano attivati degli agganci politici, ma in teoria questo non dovrebbe influenzare i notiziari. E che dire di tutte quelle persone che l'hanno guardato in TV? Devono averlo visto per forza! L'avranno sentito dire tutti quelle cose compromettenti, no? Già. Quello che è successo non può restare un segreto, presto sarà tutto pubblico. Poi c'è la sorella di Makoto che sta lavorando al caso. Sono certa che presto ne vedremo i risultati, basterà avere un po' di pazienza. Speriamo bene, la cosa più importante però è che abbiamo gli esami dietro l'angolo. Io penso che arrivino al momento giusto. Di recente ne abbiamo passate davvero tante, immagino saremo tutti esausti. In effetti abbiamo avuto un grande affare. Ehi, gli esami sono di gran lunga più faticosi di quella roba che ci è toccata fare. Buona fortuna, ragazzi. Voglio dare ragione a Ryuji, sono peggio gli esami in questo caso.
Oh, guardaci che studiamo. Scusa se mi sono scordato dei tuoi esami. Ero impegnato a occuparmi dei compari di Shido. Beh, siete comunque degli studenti. Mi sembra appropriato che facciate un gruppetto di studio. Ci porterai qualche snack di tanto in tanto, vero? Ma tu non hai gli esami. Ciao, siamo nella merda. Scusate l'interruzione. Oh, che bello vedervi. Non fate caso a me, mettetevi comodi. Che gentile, credo che accetteremo l'offerta. Perché mi avete coinvolto? I miei esami sono già finiti. Su, non fare così. Non ti importa se mi va male. A me non importerebbe. Che tu studiassi o meno i tuoi risultati non sarebbero gli stessi. Su, ragazzi, pensatela come se stessi aiutando me. Ah, la vedo grigia. Credo sia meglio concentrarci sugli argomenti più papabili per il test. Avete troppo poco tempo. Una scommessa, Se si sbaglia, siamo morti. Io non voglio morire. Siete messi così male. È sempre così per loro. Riguarda anche te, Phoenix-kun. Beh, visti i tuoi voti, non mi preoccuperei troppo. Grazie, lo so. Ma hai saltato parecchie lezioni, studiare può solo farti bene. Già, Phoenix è un secchione, mi sento un po' tradita. Tradita mi sembra esagerato. Non preoccuparti, Lady Anne, se non vai alla grande con lo studio, ti aiuterò io. Forza, diamoci da fare, cosa volete che vi spieghi? Storia. Questa è la cosa migliore, credetemi, fatevi spiegare storia. Mi sembra che quando Phoenix non c'era abbiamo parlato di un tema che sarebbe finito nel test. Oh, mi ricordo, era un Dokyu, com'era? Storia, Dokyu, deve essere l'origine del Dokyu. Dokyu indica una cosa più grande di un'altra, della stessa categoria, ma il nome viene da una corazzata. Dreadnought, hanno unito Do, del primo suono della parola giapponese, con Kyu, classe. Proprio quello! Mi stupisce che tu abbia capito a cosa si riferisse. Credite di una pausa. Ci sto alla grande! Non ce la facevo più! Ma abbiamo appena iniziato! Ehi, ultimamente ci abbiamo dato dentro con i ladri fantasma, no? E abbiamo imparato parecchio. Non vi sembra un po' inutile studiare e imparare robe da scuola? Studiare è importante. Per Yuji è dir poco necessario. Ripetilo, se hai il coraggio! Quel tipo di esperienza sono importanti, ma il buon senso lo è altrettanto. Dovreste saperlo meglio di chiunque altro, quanto maligni possano essere gli adulti senza buon senso. Ottima osservazione. Un giorno vi diplomerete e diventerete adulti, e poi quando vi sposerete il buon senso vi sarà più che utile. Matrimonio, eh? Tu vuoi sposarti, Phoenix? Certamente. Matrimonio. Beh, non succederà tanto presto. Nel frattempo io sono decisamente più preoccupato per cosa mangeremo domani. Oh no. Mi ha fatto più ridere il fatto che Yusuke abbia fame del fatto che Futaba sia preoccupata per quello che ho detto. No, sono una persona orribile. Piccola parentesi, se noi avessimo detto sì, ci vogliamo sposare, nel mentre avessimo fidanzato tutte quante le ragazze, tutte quante avrebbero detto qualcosa. Oh, finiscila bello, mi fa venire fame. Beh, suppongo che sia ora di rimetterci a studiare. Che bello che Futaba è l'unica che si è preoccupata. E questa era l'ultima materia. Che faticaccia. Abbiamo trattato tutte le parti più difficili, dovreste essere pronti. Ottimo lavoro, gente. Visto? Basta mettersi d'impegno. Sento di aver migliorato la mia conoscenza. Eh beh, certo. Sessione di studio per forza. Siamo dei secchioni, lo so. Oh, finalmente abbiamo finito. Dio solo sa solo com'era il detto. Yuji senza speranze. Cosa hai detto? Beh, sarà quel che sarà. È ora che di sbaraccare? State attenti tornando a casa. È ingiusto che dobbiate dare degli esami dopo aver risvegliato il cuore di Shido e salvato il paese. È dura essere umani. Però guardandovi un po' mi fate invidia.
Chissà Morgana se è adulto, se è un ragazzo, se è un vecchio, ma chi lo sa. Io, come va la scuola? Ora sei che sei tornato. Come sempre. Beh, almeno non devi più nasconderti, è già qualcosa. Il periodo di libertà vigilata terminerà presto. Non so se queste altre faccende avranno ripercussioni, quindi non dare nell'occhio. Sempre a preoccuparsi, Sojiro. Come vanno i preparativi per il caso contro Shido? Non lo so, è un po' che non vedo mia sorella. Sta bene? Sì, ne sono certa. E sono sicura che porterà a termine il suo lavoro. Hai ragione. Voglio dire, è piuttosto in gamba come procuratore. Non possiamo fare altro che tenere gli occhi aperti e vedere cosa succede. Beh, se volessimo aumentare ancora un pochino, poco poco, la nostra conoscenza, potremmo fare qualche giochino qua, nella rivista. Ma, ehi, a me non serve. E come già vi ho detto, ormai non abbiamo più nulla da fare in giro. Che giorno è oggi? Lunedì? Non mi conviene andare al Jazz Club allora. Però, visto che ci siamo, vorrei attivare un attimo l'allarme fusioni. Ma giusto perché sono un po' stronzo e vorrei farlo, prendiamo Dioniso e lo mettiamo sulla sedia elettrica. Ed è andata bene la prima. E visto che il tempo ancora ce lo concede, andiamo di nuovo in palestra. 9 HP e 7 SP, più altri 3 HP, più altri 2 SP. Torniamo a casa. Oggi iniziano gli esami e noi saremo pronti. Siamo pronti, in realtà. Pensi che il rappresentante Shido abbia davvero avuto un risveglio del cuore? Beh, circolavano molte voci che lo davano esausto o addirittura malato, ma chi può dirlo? D'altronde sarebbe già stato arrestato se fosse stato tutto vero. Magari sta aspettando un comunicato ufficiale dal governo nel prossimo primo ministro. Non so, c'è qualcosa che non mi torna in questa storia. Se non c'è un problema reale, vorrei che il primo ministro fosse il rappresentante Shido. Ma in questa storia ci sono solo problemi. Ah, Morgana, troppe problematiche. Gli umani si fanno troppi problemi. Ah, giorno. Gli esami. Siamo gli eroi che hanno salvato questo paese, no? Non dovremmo essere esenti dagli esami. E poi, è solo una mia sensazione, il nostro successo non ci sta regalando molte soddisfazioni. La gente non ha ancora capito. Esatto, sono ancora tutti dubbiosi, persino dopo la conferenza stampa. Magari non è così strano, dato che non l'hanno ancora arrestato. Bah, ci penserà la sorella di Makoto. Amico, vorrei soltanto che gli esami scomparissero nel nulla prima di arrivare a scuola. Lo pensi solo tu, Ryuji, perché tanto io arriverò vittorioso. Ah, Star Senpai! Che bella giornata. Vero? È da un po' che non ci incontriamo a scuola. Hai fatto un ottimo lavoro nel risvegliare il cuore del rappresentante Shido. Grazie. Oh, ma sei tu quello che merita di essere ringraziato, Star Senpai. Dovremmo andare a festeggiare. Sì, dopo gli esami. Oh, che ne dici se andassimo a pregare al santuario? Sta per iniziare un nuovo anno. Ma immagino che prima dobbiamo pensare agli esami. Ci sentiamo più tardi. Ti prego di scusarmi. Non ti preoccupare, Yoshizawa. Eccoci. Gli esami stanno per iniziare. Oggi è il primo giorno degli esami finali. Potete cominciare. Scegli il grafico che ha preso il nome dello yo-yo cinese chiamato Diablo. Dovrebbe essere la D. Mi sembra giusta. Barabara. Vediamo, un saggio. Sembra tosto, ma facciamo un bel respiro e riflettiamoci. Spiega perché il famigelato ladro Nezukimi Kozo venne truccato prima della sua esecuzione. Fu un ladro famosissimo nel periodo Edo, vero? Quanti soldi aveva rubato alla fine? Più di 1 miliardo. Esatto, ma fu catturato alla fine e per punizione fu condannato a... avere la sua testa esposta al pubblico. Sì, venne fatto sfilare per la città e in seguito la sua testa fu esposta in pubblico. Potrà sempre sembrare crudele, ma quei tempi avevano uno specifico significato, giusto? I criminali, specialmente quelli famosi, venivano per lo più fatti sfilare per... esibirsi in pubblico. Mi suona familiare. La gente non avrebbe presa bene se avessero avuto un aspetto trasandato al suo funerale. Persino i condannati dovevano essere imbellettati per la folla. Nezuki Kozo venne truccato per accontentare il popolo. È finito in tempo. Bravo. Tempo scaduto. Ok, basta scrivere.
E anche oggi, un altro giorno di esami. Ciao, senpai! A scuola non ho potuto dirlo ad alta voce, ma volevo solo farti sapere ancora che mi fa piacere che stai bene. Ti ricordi la promessa che ci siamo fatti sul tetto? Certo! Davvero! Ero così felice stamattina, ti ho invitato senza pensarci, ma sembra che possiamo mantenere la promessa visitando il santuario. Grazie per essere tornato sano e salvo. Scusa se ti ho fatto preoccupare. Non ti devi scusare, vorrei solo aver fatto di più per aiutarti. Appena finiscono gli esami andrò a un ritiro sportivo. Sinceramente non ero sicura di andare, in fin dei conti ne stavi passando talmente tante. Ma ora non mi devo preoccupare, posso concentrarmi sull'allenamento. Brava. Non volevo disturbarti nel periodo degli esami, ci sentiamo dopo. A quanto pare abbiamo fatto preoccupare Yoshizawa. Sarebbe bene anche far cambiare idea alle persone sul nostro conto. Lo so, non è facile. Andiamo a dormire. E un altro giorno di esami, eccolo che arriva. Ah, buongiorno. Ah, un altro giorno di esami. Avremmo anche sconfitto Shido, ma le battaglie non sono finite. Restano ancora gli esami finali. Sono più duri di Shido. Quanto sei rimasto indietro? Nah, volevo solo empatizzare con te. Dovresti gestire i tuoi esami come farebbe un vero ladro fantasma. Shido era molto peggio di tutto questo. Domani è l'ultimo giorno di esami. Beh, facciamo del nostro meglio. Volevo solo empatizzare con te, io sono un genio. Oh, Takamaki-san, Star Senpai. Che coincidenza, buongiorno. Buongiorno, anche io mi sono imbattuta in Phoenix. Come vanno gli esami, Yoshizawa? Ultimamente sembri molto impegnata con gli allenamenti. Oh, va tutto benissimo, con gli allenamenti almeno, con gli esami molto meno. L'altra notte sono crollata mentre studiavo. Anche io. Vediamo se possiamo fare meglio di così oggi. Sì, devo capire quanto riuscirò a imparare all'ultimo minuto, mentre arrivo a scuola. Visto? Io sono il genio, io ho empatizzato con te, non che io sono indietro. È il secondo giorno degli esami, cominciate. Nelle carte quale seme rappresenta il Santo Graal? I cuori. Credo che tu abbia ragione. Piripibing. Secondo il diritto processuale giapponese, cosa può fare persino un neonato durante un processo? Assistere. Credo tu abbia ragione. Era facile questa, dai. Anche noi siamo andati ad assistere al processo, quindi era ovvia. Oh, dai. Dopo questo gli esami sono finiti. Che è successo a Shido? Qualcuno lo ha visto dopo la conferenza stampa? Nutrivo grandi speranze in lui. È inaccettabile che il Giappone non abbia un primo ministro. Spero che Shido torni a farsi avanti e che guidi questo paese. Infatti non c'è nessuno che è più qualificato di Shido. Ma sono tutti fuori di testa. Come fanno a fidarsi ancora di Shido? Chi lo sa, Morgana. La gente è strana. Oggi è l'ultimo giorno di esami, come sta andando? Per me è tutto come al solito, nessun problema insomma. A me sta bene, ma mia sorella non è passata da casa in questi giorni. Credo che abbia molto da fare, con il caso di Shido per le mani. Quell'uomo conosce gente molto potente, di certo vorranno salvarlo per salvare anche se stessi. Tua sorella se la caverà. Già, lo credo anche io. E poi stiamo parlando di mia sorella. Andrà fino in fondo. Detto questo, nemmeno noi dovremmo rilassarci troppo. Ricordi di cosa trattava l'esame? Ti darò una mano a ripassare. In treno, dai, va bene. Che vi piaccia o no, oggi finirà tutto. Potete cominciare. Ehi, questo non l'abbiamo imparato a lezione. Quale paese chiama primo ministro in nero chi controlla la politica da dietro le quinte? Non saprei, ma visto che siamo in Giappone, il Giappone? Credo tu abbia ragione. Lo so. Nemmeno questo l'abbiamo fatto. Però questo ce l'ha insegnato Makoto. La parola giapponese Do Kyu vuol dire enorme. Quale parola inglese ha ispirato la sua iniziale Do? Dreadnought. Credo tu abbia ragione. Dovremmo ringraziare Makoto per questa. È l'ultimo giorno di esami, eh? Beh, non dovresti avere problemi, è stato così facile che potresti metterti a sbadigliare. Hai fatto tutto alla perfezione, non vedo l'ora di vedere il tuo punteggio. Ancora una volta primo della classe, Morgana, che dire?
non abbassare la guardia finché Shido non verrà incriminato e mantieni un basso profilo. Ah, quindi possiamo... Oh, abbiamo la giornata libera, dai. Oh, guarda, un nuovo disegno sulla lavagna. Sanno tutti cosa sta nascondendo Shido, no? Eppure è sul punto di diventare primo ministro. C'è qualcosa che non va. Lo so, Morgana, c'è qualcosa di strano in tutto ciò. Ehi, Haru, sono pronte le piante? Eccola qua, ciao. Patata lei. Ciao. È sempre meglio averle le cipolle e i fagioli da parte. Grazie delle cipolle. Tant'è che ora ti chiederei... Non so se chiederti ancora delle cipolle o dei fagioli. Facciamo i fagioli. Saranno pronte la vigilia di Natale. Credo che ci vorrà un po' per tornare a scuola prima di vedere queste piante. Ciao, Ru, grazie. Torniamo un attimo ancora da Chiaia e le chiediamo un'altra volta di attivare la porta rossa. Tanto sti soldi li abbiamo, usiamoli, no? E torniamo un attimo dentro e facciamo una trasformazione. Prendiamo Fortuna, che è una delle ultime persone che ho preso perché non l'avevo mai fatta, e la trasmutiamo nella veste della super fortunata. Perfetto, grazie. Ora vi chiederete, perché ti serve questa armatura che è molto più debole delle altre che hai già e soprattutto ha solo come cosa la fortuna? Adesso ve lo mostro. Come dicevo, Futaba ha bisogno di un nuovo equipaggiamento e nonostante tutto lei non combatte, questa cosa lo sappiamo, ma gli effetti degli equipaggiamenti vanno comunque su di lei. Quindi è inutile mettergli roba che riflette attacchi fisici o che per esempio riduce il danno. Meglio aumentare una statistica come la fortuna. E infatti, andando a vedere le sue statistiche ora, Futaba è molto bilanciata. La cosa che ci frega a noi è solo la fortuna, perché più fortuna Futaba ha, più c'è la possibilità che attivi uno dei suoi potenziamenti. E visto che la giornata ce lo consente, passiamo del tempo insieme alla nostra fidanzatina. Ehi, Futi, come va? Ehi, Phoenix. Ehi là, fidanzato. Andiamo a spassarcela. Oh, quando lo dici così sembra sempre qualcosa di sbagliato. Allora, che facciamo oggi? Andiamoci a divertire. Vuoi dire fuori? Dove vuoi portarmi? Se lo ritieni opportuno sarò brava. Vedrai, purché tu mi stia accanto, Phoenix. Tutto quello che vuoi. Allora, dove possiamo andare a questo giro? Che ne dici di andare al Seaside Park? Ci andiamo a fare una passeggiata. Seaside Park a Dodaiba, eh? Lì c'è la ruota panoramica, vuoi andare? Sì. Da soli su una ruota panoramica, un gioco da ragazzi. Andiamo, penso che mi piacerebbe. Andiamo, sarà una fidanzata fantastica. Oh, che brava che sei. Viste da quassù le persone sembrano formiche. Mi sento quasi un kaiju. Ma i kaiju sono creature tristi. Dai, non è vero. Quanto è strano, non ho più paura di uscire, anzi la cosa mi elettrizza. Mi sono divertita molto insieme a te, Phoenix. Con te potrei andare ovunque. Ehi, sto andando bene nel ruolo di fidanzata? Molto. E vai! Ah, ero preoccupata perché non avevo idea di cosa debba fare una fidanzata. È per questo che mi fissi in quel modo? Perché sono la tua ragazza? Mi batte fortissimo il cuore. È così figo avere un ragazzo. E quando il mio ragazzo mi fissa sono super felice. È perché sono la sua ragazza? Ho già un legame speciale. Oh, giusto, una cosa per Futaba. Che essendo Futaba sarà qualcosa di nicchia. Però, essendo Futaba ed essendo qui da soli, voglio regalarti questo anello. È così brillante. Sul serio, è per me. È la prima volta che mi regalano qualcosa del genere. Grazie, Phoenix. Oh, credo di essere riuscito a toccare il cuore di Futaba. Sento un gran caldo al viso, chissà perché. Da soli sulla ruota panoramica. Più romantico di così non si può, dai. Oh, kaetaka. Ormai dovrebbe essere successo qualcosa.
Congratulazioni a tutti per aver finito gli esami. Congratulazioni! Finalmente è finita! Però sono preoccupata per i risultati finali. Avete fatto del vostro meglio. Sono certa che andrete tutti bene. Però avete fatto meglio a studiare tutte le materie invece di cercare di indovinare il contenuto del test. Non ce l'avrei mai fatta! Oh, la voce della disperazione. Cambiando argomento, ho risentito mia sorella. Ci sono stati dei progressi, presto interrogherà Shido. Inoltre, ci chiede scusa per l'attesa e promette che riuscirà a costruire un caso contro di lui. E vai! Non vedo l'ora di vedere cosa succederà quando uscirà la notizia. Perché non cogliamo l'occasione e andiamo a fare un giro in città domani? Vediamoci a mezzogiorno a Shibuya e dimentichiamoci degli esami. Sì, che si fottano gli esami. D'accordo. Ragazzi, mi sa che adesso io alzo i tacchi e vado, ci si vede? È arrivato un altro pacco per te. Che cosa hai ordinato? Tutta la roba da affari loschi. Possiamo uscire anche stasera, vero? Che giorno è oggi? Oggi è giovedì. Direi allora di occupare la serata e andare al Jazz Club con qualcuno. Il giovedì è il giorno del Magic Bolle. Sprigiona velocità e fortuna con gli ingredienti di questo drink. Lasciati ammaliare dalla magia. Interessante. Oh, guarda, oggi dovrebbe esibirsi un cantante. Ottimo, ottimo, ottimo. Me l'ero anche scordato. E allora invitiamo Ann. Invitiamo Ann, visto che aumenta la magia. Lady Ann, eh? Sì. Allora farò una passeggiata, a dopo. Ciao, a dopo. È importante che oggi ci sia Ann, perché la magia di Ann mena. E soprattutto, come per noi, i bonus alle statistiche degli HP e degli SP rimangono. Anche a loro i bonus del Jazz Club rimangono. Ergo, essendo Ann un membro fisso della squadra fin dall'inizio, avere il suo attacco boostato è tanta roba. Forse è l'atmosfera del posto, ma mi sento come se fossi maturata un pochino. Che bello! La musica dal vivo è fantastica, ha davvero qualcosa di speciale. E anche questo drink. È viola, mi piace. Questo sapore credo che mi piaccia, sì. Ha un non so che, di maturo. Come vanno le tue foto? Molto bene, dai. Quella creperia di Central Street è diabolica. Diabolica e malefica. Soprattutto quella panna doppia. Come posso resistere? Se la guardo troppo a lungo, la panna doppia diventa tentazione doppia. Imparerò però. Brava Ann. Ah, era buono. Abbiamo parlato un sacco. È bello chiacchierare in un posto come questo. Credo che la nostra conversazione mi abbia aiutato a capirmi meglio. Grazie per avermi invitata. Grazie a te di essere venuta, Ann. 83 di magia, 62 di agilità e 65 di fortuna. Perfetto. Non mi ero accorta che fosse così tardi. A ogni modo, torniamo a casa. Va bene. Ci vediamo. A domani mattina, allora. Ci vediamo a pranzo. Miau. C'è qualcosa che non va. Sul fan site non c'è praticamente attività. Non ha il minimo senso. Perché? Voglio dire, Masayoshi Shido è stato sconfitto. Di solito sarebbero tutti lì a commentare. Questo silenzio è totalmente assurdo. Sarà perché i notiziari non ne hanno parlato. Però è ovvio che i responsabili sono i ladri fantasma. Questo è vero.